Sì, ragazzi, ho l'onore e l'onere di invitare sul palco i tre protagonisti del cortometraggio di Sorrisi Guardiente. Prego. Spero che vi siate divertiti, che vi sia piaciuto quello che stiamo facendo, e adesso vi lascio la parola e vi invito anche a fare delle domande ai ragazzi e farvi vincere voi il premio. Ingiustamente, mi raccomando che siate ingiusti. Ascolta, devo dire la verità, mi vergogno un po' perché avresti visto una parte del mio corpo. Mi ci sono trovato bene, perché avevo due compagni di viaggio, diciamo, veramente meravigliosi. Noi siamo stati reclutati praticamente per la strada. Il regista ci ha trovati per la strada, ci ha invitato a fare questo corso, abbiamo aderito e questo è il risultato. Ragazzi, grazie della presenza. Vi volevo chiedere, perché il messaggio che passa secondo me di questo lavoro è l'amicizia, cioè l'amicizia che dura veramente nel tempo. Quanto è importante l'amicizia, quanto è importante sapere che puoi contare su delle persone anche in caso di difficoltà. Quindi non so, se vuoi aggiungere qualcosa, se no andiamo subito al concorso. Allora, ecco, io sono Tommaso. Ringrazio tutti questi giorni perché a me la gioventù piace. Se noi abbiamo, io come loro abbiamo partecipato, perché è un sacrificio fare questo lavoro qui, non è che sia brillante come Sandra, quindi l'abbiamo fatto perché il nostro regista Alessandro Tamburini è giovane, quindi amiamo i giovani, è forza giovane. Si devono
per farlo partire bisogna instare. Sì. Ma ci danno piano, però ci danno. Io faccio i miei personali complimenti e vi invito a stare qua sul palco con me a fare qualche domanda ai ragazzi, vedere se sono stati attenti, se sono stati attenti. Quindi avete qualche domanda voi che vi può fare a questi giovani? Io vorrei chiedere, attenzione, ai giovani, secondo voi avete visto delle cose qui fatte da tre persone anziane, credete che sia stato facile per me farle o difficile? Difficile! Difficile! Bravo, 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 bravo. Ah sì, ok. Allora facciamo una cosa più precisa e puntuale, perché effettivamente non deve essere stato facile, però io dico che siete stati veramente dei bomber. Bomber veri! Super bomber! Noi accettiamo i complimenti, ben volentieri, accettiamo. C'è sempre Alessandro Favorì. Sì, certo, sì. Veramente molto bravo. Perché si è adoperato molto per darci, insegnarci quello che dovevamo fare e tutto quanto. Io sono stato il migliore. Sì, sì, è il migliore, è il migliore. È il migliore. Se continuiamo a dire che il migliore scappa, che va in cabinetto. Angela, vuoi salire sul palco e ci fai vedere il premio? Che è una bellissima maglia. Mi manca, è un cappellino mia e un mitico braccialetto. La domanda è, state attenti, cosa dava da mangiare il cane il protagonista? Quella ragazza qui in seconda fila, vieni, prego, sali, ha vinto. Attenzione. Brava. Ciao, come ti chiami? Bene, tu vinci la maglietta. Cos'è che ha vinto? Cos'è che mangiava il cane? Quale? È raccolto crudo? Aspetta che chiediamo. È raccolto crudo? Totto, bravo. Allora vince. Musica, vince. Grazie. Grazie mille. Sì,
Bene, andiamo avanti con l'altra domanda. E la domanda è... Nome del campo? Siete pronti? Sì. Il modello del camper qual è? Riviera! Come? Grande ragazzo, bravo ragazzo! Ciao, grande, vero? Ascolta, quindi qual è il modello? Riviera, motorizzato? No, è importante la motorizzazione. Fiat! Motorizzato Riviera? Fiat! Buono, buono, Fiat, va bene, dice, dice, musica! Ok, bravo! No. Vuoi fare una domanda adesso che domanda facciamo? Vieni qua, ma intanto mi dici se ti piace il tuo corpo. Bene, lo racconto. Facendo bene ragazzo, andiamo avanti. A fare cosa? Viaggio! E sono finiti al? Cimitero! Loro, gli amici, non hanno abbandonato, hanno continuato il viaggio? Bravi, è vero, complimenti. Grazie mille, grazie, grazie ancora. Vi faccio le palle, applauso grandissimo dal pubblico con la musica. Applauso e musica!